Prego, prego, signori, un po' di silenzio. In questo agone, in questa singolar tenzone di carattere teologico, dopo la dotta esposizione di Don Moretti, cedo la parola al signor Benito Mussolini, sindacalista, nonché esponente del Partito Socialista. Benché di opinioni opposte, diverse, credo sia giusto sentire la sua esposizione e che possa esprimersi liberamente. Prego. Sarò molto breve. Qualcuno di voi ha un orologio? Non si preoccupi, non sono un ladro. Sono le 5 e 10. Io sfido Dio! Gli do 5 minuti di tempo per fulminarmi. Se non mi fulminerà, sarà la dimostrazione che non esiste. Sono pronto. Il tempo è scaduto, Dio non esiste. Calma, fratelli, no, no, così no, no, no! Calma, in nome del cielo! Del Vaticano. È la giustizia sulla terra che noi vogliamo qui, ora, ci spetta. Ma non ci può essere vittoria senza l'azione, senza la ribellione, senza la violenza.
Hai le stringhe bracciate. Produrrà alla fine una rivoluzione nazionale e la corona insanguinata di Vittorio Emanuele, il nano, il parassita, rotolerà nella polvere e sorgerà un altro albero della libertà. Ti sei venduto i francesi, questa è la verità, mettilo con la mia comunità, devi stare zitto. Insulti perché un rivoluzionario va dritto alla meta! Costi quel che costi! Non riesci la testa! Sei indegno di restare nel partito dei lavoratori! Questa non è un'assemblea, è un'esecuzione capitale! Giù con la seggiola! Il partito scende la neutralità assoluta! Il partito è il popolo e tu l'hai tradito! La neutralità dei castrati! Ma che ti sei un castrato! Ascoltatemi! Ascoltami anche tu, Benito! Il proletariato, questa guerra, non la vuole fare, non vuole farsi accoppare per la borghesia! La guerra è un suicidio per il proletariato! È dalla pace che ci viene il pane! Questa guerra ucciderà la guerra! Sì, della borghesia! Silenzio! La guerra! Ho cambiato idea, bene? Sono tanti mule paracari non cambiano strada. E non dovete credere che la borghesia sia contenta del mio interventismo. Essa ringhia. Mi accusa di temerarietà perché ha paura che il proletariato armato si rivolti contro di lei. Questa guerra a cui l'Italia non deve assolutamente restare neutrale darà col sangue alla ruota della storia il movimento. Sarà una guerra rivoluzionaria. È la pace rivoluzionaria. E non dimenticate granché chi ha del ferro ha del pane. E neppure Napoleone. C'è il suo nome. La rivoluzione è un'idea che ha trovato delle baionette. Voi oggi mi odiate perché mi amate ancora. Da giovane volevo diventare un musicista o uno scrittore. Ma ho capito che sarei rimasto un mediocre e ho il terrore del tempo che passa. Ma sei il direttore dell'Avanti. Dovresti essere contento. Ma non sarò mai contento io. Mai. Devo salire ancora più in alto. Sento di avere il dovere di essere diverso da tutti quelli che accettano la propria mediocrità. Esercito dei buoni che non riesce neanche ad immaginare come questa società possa essere cambiata, trasformata, rivoluzionata, andando oltre la morale.
È quella morale a cui mi sento predestinato. Come Napoleone. O ancora più di Napoleone. In fondo chi era un generale? Napoleone. Mi sono dimesso dall'avanti. Volevano trattenermi, che mi mettesse in aspettativa. Lo credo, ha triplicato la tiratura a 100.000 copie. Per questo non volevano mandarmi via. Fonderò un giornale. Ho già il titolo. Il popolo d'Italia. Come farai? La fortuna passa davanti alla porta di ogni uomo, almeno una volta. Bisogna aprire la porta in quel momento e farla entrare. Ogni volta che vedo un prete sento subito il bisogno di lavarmi le mani. Cosa è successo? Tutto. Che significa? Venduto tutto. L'appartamento, la sartoria, i mobili, i gioielli. Per il tuo giornale.
Prendili. Ormai l'ho fatto. Devi prenderli, Benito. No, no, no. Ma non è un sacrificio, è una gioia. Io ti amo. È un prestito. Sì, sì. È un prestito. Ti firmo una ricevuta. Dopo. Adesso. Io, Benito Mussolini, ricevo dalla signora Ida Dalser la somma di, lo lascio in bianco, Mussolini. Allora ti devo sposare. Dimmi ti amo una volta. Ich liebe dich. Di guardia. Dottore, alt! Alt! Mi dispiace. Lo scontro finisce qui. Siete soddisfatti? No. Vieni a farti medicare. No, prima voglio leggere i verbali. Cos'è successo? Un duello. Ti devo parlare, urgente. Non puoi aspettare? No, è urgente. Ti devo parlare subito. Sono incinta. Che un funerale. Aspettami. Vi assicuro che è stato un duello all'ultimo sangue. Volevano uccidersi.
pensate che hanno cominciato prima che il giudice desse la voce. Pam, pam, pam! E prima un colpo all'orecchio, e poi un colpo all'avambraccio. Tam, tam, tam! Mussolini voleva uccidere Mussolini. Voleva... è stata una cosa bestiale, proprio... Ta, 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 ta. Questo è il testo. Duello Mussolini-Treves, mi raccomando, prima il nome di Mussolini. Certo. Vai. Andiamo. C'è Rachele, dai. E chi è? Andiamo, Ida, c'è Rachele. Andiamo. Ida, c'è Rachele. No! Andiamo. No! Vai dal bagno. Quanto sangue. La camicia pulita. Avete fatto? Vabbè. Ho voluto fare l'eroe. E la mamma. Un altro. Thank you.
ultima notizia. Il Popolo d'Italia. Benito Mussolini ferito sul Carso. Ultima notizia. Il Popolo d'Italia. Ultima notizia, Benito Mussolini ferito sul Carso. Il Popolo d'Italia. Prego, questa. Che bello. Che bello. Che bello. Come stai, Mussolini? Deve soffrire molto. Un supplizio. Bisogna tenere duro. Il generale Olmi mi ha parlato molto bene di lei. Grazie, maestà. Ma non ho fatto che il mio dovere. L'Italia e Casa Savoia le sono molto riconoscenti. Sei venuta a fe. A tornare a casa tua in astia spia. Sono sua moglie. Che tu dis, svergognai da felsa. Son me la su moi. E te, non fa niente. Zitto, zitto. Dimmi a quella che su me tu muoi, eh. Non dimenticarti di tuo figlio. Non ti abbandonare, Benito. Non ti abbandonare. Maria! Non ti abbandonare. Basta! Tornate a letto. Me la ammazzo questa! Stacca gli orecchi! Fermi, non ti portiamo più, fermi. Fammi, basta!
dottore, sono onorato e guerrescamente felice che lei abbia accettato il nostro invito. Prego. Doglia il taratatata delle mitragliatrici. Boom! Boom, 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 boom! L'Italia ha bisogno di gente disposta a rischiare la pelle, a dare il proprio sangue per la vittoria. Solo così può cambiare. Il futurismo è la scintilla che farà deflagrare il marciume del nostro tempo. Viva la guerra! Viva, viva il futurismo! Viva! Viva! Viva il futurismo! Viva! Vincere o morire, questo è l'unico riscatto possibile. Voi l'avete capito, bravi. Grazie, 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 grazie. Viva, viva, viva! Ma che succede? Un'opera di carità. Benito, guardami. Sono pronta a perdonarti, a dimenticare tutto. Fa quello che vuoi, ma tienimi con te. Grazie, signora. Presidentessa, buongiorno. Buongiorno, presidentessa. Buongiorno, buongiorno, presidentessa. Buongiorno. Adesso basta. Ma tu
lo sai fare il saluto fascista? Sì. Con che mano si fa, con la destra o con la sinistra? Con la sinistra. No, con la destra! Sono cose importanti queste, eh? Hai freddo? Ho visto Mussolini. Al cinema. Molto diverso. Sembra più grande, sembra un gigante. Ha perso molti capelli, però gli occhi sono gli stessi. Gli ho scritto anche oggi, prima o poi mi risponderà. Scrivi a Mussolini, al Papa, al Re, al Vescovo, al Prefetto. Hai mai avuto una sola risposta in tutti questi anni? Lui vuole punirmi ancora, ma di che cosa? Dove ho sbagliato? E anche l'ultimo segretario ti ha risposto. Io non l'ho mai tradito neanche col pensiero. Hai fatto male, cercati un altro uomo. O lui o nessun altro. Vado a dormire. Ma riceverà le mie lettere, lo saprà che sono viva. Che suo figlio va in una scuola di contadini mentre dovrebbe andare al collegio reale. Tuo figlio ha bisogno di normalità. Perché non ti metti il cuore in pace? Lo chiamano bastardo. La scuola non va bene, è distratto, è irrequieto, i voti sono brutti, non perché è una scuola di contadini. La maestra lo odia. Non c'entra niente la maestra, non conta niente. Siamo sorvegliati notte e giorno come dei criminali. Pensi sia la guardia d'onore perché sei la moglie di Mussolini? Però forse dando le lettere al maresciallo sarebbe diverso. In fondo i carabinieri devono fare il giuramento di fedeltà al re. Continua così e perderà il bambino. Oggi ho evitato per un soffio che mi togliessero la tutela. Il giudice mi conosce, è stato comprensivo. Ma domani? Voglio affidarla a qualcun altro. A chi? Un fascista, uno di loro. Ma chi? Il podestà Giulio Bernardi. Quel verme. Tu ti devi calmare. Stanno diventando tutti fascisti. Hanno minacciato di licenziarmi dalla banca. Che cosa facciamo? Andiamo a chiedere la carità. È una battaglia persa. Ragiona, sono più forti. Rassegnati. Ma io non posso rassegnarmi. Io sono la moglie.
Ma come puoi pensare che io mi possa adattare ad una vita normale? Ma solo io lo capisco profondamente, perché lo amo. E sono convinta che anche lui ne ama ancora, perché abbiamo le stesse idee, gli stessi principi. Io sono stata la prima a credere in lui. E se lui è diventato quello che è diventato, lo deve anche a me! Che sono la madre del suo primogenito, del suo erede naturale, che non deve fare la fiebre di Roma, delle clon. Ma tu non sai neanche il francese. Nikita! Riccardo, aiutami. Benito, la vedi, c'è un solo colpo, è per il cuore di tuo padre. Gita, è l'ora. Benito Mussolini, vuoi prendere Ida Irene Danser come tua legittima sposa, promettendo di esserle fedele sempre, nella gioia e nella dolore, nella salute e nella morte, amarla e amarla e thank you.
prego, signora. È matta. Potremmo scrivere sindrome paranoica. Ha un figlio. Pazienza. Certificato di matrimonio? Non c'è, qua non c'è. Lo sapevo. Signor Bernardi, qua non c'è niente. Non c'è niente. Come va? Dove sono?
All'ospedale di Pergine. Al manicomio. Lasciate ogni speranza voi che entrate. Shh. Stai zitta. Dove sono i miei vestiti, i documenti? Li ha tenuti la questura. Devo assolutamente andare a casa. Mio figlio mi aspetta. Siete sordi? Mio figlio è il primogenito di Benito Mussolini. Benito Albino Mussolini. Io sono la moglie di Benito Mussolini. E io sono la moglie di Napoleone. Silenzio. O vi faccio legare. Ma ci siamo già legate! Vi faccio mettere la camicia di forza. Fascista! Allarmi! 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 Silenzio, ora basta. Smettetela. Comunisti. Non sto scherzando. Vi mando tutte in isolamento. Conosci Tatiana Pavlova? Vieni. La ballerina. Era la mia insegnante. Vieni via. È un'amica del Duce. Scrivi. Vieni via. Copi, ferme, ferme, ferme. Lascia perdere. Copi. È stata buona. Non mi fare diventare cattiva perché non lo sono. Stai giù, che sennò ti rimettono la camicia di forza. Giù, giù, stai giù. Giù. Brava. Sei bella. È vero che sei la moglie del Duce? Come ci vuole il Duce? Ai garrulli trastulli erano intenti, virgola, nella pace d'oro dell'ombroso viale. Piano. Virgola, i due fanciulli, punto. Nel gioco, virgola, serio al pari di un lavoro, virgola, corsero un tratto, con stupor dei tigli, sì, nel senso che i tigli si stupiscono con le parole tra i due fanciulli, perché adesso mi divertono. Corsero un tratto, virgola, con stupor dei tigli, virgola, tra loro parole di ambiti di loro. Scritto? Buongiorno. 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 Che succede? Abbiamo un ordine di perquisizione. Di chi? Del procuratore del re. Incominciamo dal piano di sopra. Dove si trova mia cognata? Direttore, le sembra una domanda da fare? Lei Bernardi non ne sa niente. Adelina, porta via il bambino. Via! Venite! Lo mandiamo noi, lei non conta niente!
parlare con l'uomo. Vieni. Mettiti lì. Tu dormirai qui. Solo? Le scuole sono finite. Sono tornati tutti a casa. In questa stanza c'è una luce che rimane accesa tutta la notte. E io dormo lì. Vedi quella porta? Ma mia madre quando verrà a riprendermi? Prima dovrà guarire. È malata? Che cos'ha? È troppo nervosa. E mio padre? Tuo padre deve salvare l'Italia. Non devi essere egoista. Ricordati sempre che tutto quello che facciamo lo facciamo soltanto per il tuo bene. Grazie. Senti, ti prego. Non le dare la madre superiore. Imbucale tu. Non posso. Ti prego. Lui mi sta mettendo alla prova. A chi? Il Duce. Lui vuole essere sicuro che sono disposta a tutto, a sacrificare tutto, anche la vita per lui. E quando avrò superato la prova, lui mi chiamerà e mi presenterà l'Italia come sua legittima ed unica moglie, perché lo sono. Ed entrerò a Palazzo Chigi con mio figlio Benito, che è il suo primogenito. E Rachele? Le aprirà un ristorante. Faceva la cameriera quando l'ho conosciuta. A quel punto ce ne sarà per tutti, capisci? Comunque non posso aiutarti. Se perdo il lavoro, muoio di fame. Ida. Il mio figlio. Ma dai, non sta le carghe al culo a quella fascista! Zitta, sei molto brava. Grazie. Ma non ti fermi mai? Io mi devo sempre allenare. Tu hai bastonato. Faccio le carte. Dove vai? Non uscire! Non uscire! Venite qui subito! Qui! Dove vai? Torna dentro! Anche voi! Guida! Guida! Ragazzi! Ragazzi, ascoltate! Sono la moglie del Duce! Lui non sa che sono rinchiusa in manicomio e non sa neanche che non vi fanno vedere suo figlio! Che è anche mio figlio e si chiama Benito! Avvertite la magistratura, il prefetto di Trento, ma non il federale Bernardi, che è un mazzazzone! E che è la causa di tutte le mie sciagure! Vieni con me. Divisore, c'è audace costante, al suo volto svernito sarà, che ti credi un grandil amante, e la corte sovarrirà. Fermi.
la state portando? Al 6. Perché? A Pergine era con le agitate. Ma in osservazione. Sembra ferma, ma si muove, eh? Lei chi è? Io sono uno psichiatra. Allora, se è uno psichiatra, mi sa dire perché sono qui. Contarini, Garbin, Bezzo. Perché fai finta di leggere se non sei capace? Vieni, te lo leggo io. Carissima Vince, scusa se non ti spiego. Signora Darcer, buongiorno. Cavalier Giulio Bernardi, che lei conosce bene, ha una lettera di suo figlio. Perché non andiamo in una stanza? No, non c'è bisogno. È scritta sotto dettatura, è stato costretto. Perché dovrebbe scrivere mi trovo bene, sono sempre contento? E perché si firma Benito dal Ser? Se Benito Mussolini lo ha riconosciuto, si chiama Mussolini. Benito Albino Mussolini, come suo padre. E quando il Duce lo verrà a sapere, le finirà in galera. Dov'è mio figlio? Signora, io la compatisco perché in questo momento lei non è in sé. Comunque, per il bene di suo figlio, lei dovrebbe firmare... Che cosa devo firmare? E poi lei non firma lo stesso, io ho già la tutela del tribunale. Che tutela? Il pretore di Trento l'ha nominato tutore di suo figlio. Non è la tutela che lei deve firmare, ma un'autorizzazione. Più precisamente la procura per quella parte di patrimonio che appartiene a suo figlio e anche a lei. L'altro. Tutti d'accordo per derubarmi. Non mi guardi con compatimento, per derubarmi e ammazzarmi. A me e mio figlio, se non l'hanno già ucciso. Signora Dalser, lei mi deve ascoltare quando le parlo. Si sta sbagliando. Andate pure a dormire. Adesso le dico quello che penso. E lei mi lasci parlare. Vediamoci.
Bene, lei va all'assalto. Lei esce dalla trincea e va all'assalto. In guerra l'ho fatta anch'io, purtroppo. Però in guerra c'erano due eserciti che si scannavano a vicenda. Ad armi pari, direi. Invece lei qui è sola, contro tutti. I carabinieri, la milizia, l'esercito, le guardie regie. Troppi. Perciò lei sbaglia, gridando continuamente la verità. Non che la verità non vada gridata, Però è il modo, è il metodo, è il tempo che non vanno. Questo è il tempo di tacere, il tempo di essere attori. Io faccio il medico, curo i pazienti. Lei mi ha mai sentito dire a basso il duce? Oggi, non dico sempre oggi, bisogna essere dei grandi attori. Ma la sua parte, il personaggio che lei deve interpretare per salvarsi, non è della ribelle sempre in agitazione, ma della donna normale. La massaia, ubbidiente, remissiva, taciturna, amante dell'ordine. La donna fascista, che sa stare al suo posto, cioè in casa. Anche per suo figlio. Mio figlio? Sì. Benito, Albino, Dalsa, e basta. Mi hai capito? Sì, sì. Ma se io muoio, chi si ricorderà di noi? Se nessuno mi ascolta, io devo continuare a gridare. A gridare. Ma scusi, ma perché lei dovrebbe morire? Lei è ancora giovane, sana, bella. Ma perché lei continua a pensare al passato e non guarda un po' al futuro e al presente? Ma quale futuro? L'uomo che ho adorato. Qui ho dato tutto, mi ha cancellata. Come se non fossi mai esistita, come un fantasma. Ma nemmeno un fantasma. Ma lei è qui, noi stiamo parlando. Lei crede che il fascismo durerà in eterno? Signora Dalsa, io voglio dimetterla. Non subito, facciamo passare un po' di tempo, subito sarebbe troppo pericoloso. Però lei intanto vada in chiesa. Si confessi, si comunichi. Legga Pascoli, guardi, lo impari a memoria, la superiore lo adora. La chiesa è la sola madre che i fascisti ancora temono. Su, su, su!
Allora? Dunque, signorina. Signora. Signora, signora. No, va bene anche signorina. Allora, quante dita ha una mano? 5. Bene. Un uomo, ovviamente una donna, quanti occhi ha? 2. Tranne Polifemo, che ne aveva uno, ma era un ciclope. Bene. Un'ultima domanda. È giorno o notte? Il giorno comprende anche la notte. È mattino. Mattino? Allora sa che giorno è oggi? 18 gennaio del 1927. Esatto. E lei si chiama? Mi chiamo Ida Dalser. E va bene. Nata a Sopramonte, il 20 agosto del 1880. Benissimo. Da Dalser Albino e Corradino Caterina, defunti. Bene. E aggiungo, e non lo dico per litigare, madre di Benito Albino Mussolini, nato a Milano l'11 novembre del 1915 e riconosciuto da Sua Eccellenza Benito Mussolini l'11 gennaio del 1916. Quello lì. È padre di mio figlio. E mio marito. Signora, io la voglio aiutare. Sono qui per aiutarla. Ma lei continua a sostenere... Perché lo sono. Mi lasci parlare prima. Di essere la moglie di Sua Eccellenza Benito Mussolini, che è regolarmente sposato con Rachele Guidi, dalla quale ha avuto 4 figli, unito a lei da matrimonio civile, a cui ha fatto seguito recentemente anche il matrimonio religioso. Si è sposato in chiesa. D'altronde, vede, non c'è traccia del suo presunto matrimonio con Sua Eccellenza Benito Mussolini. Lo definisco presunto perché non è in nessun modo documentato. Nulla è stato trovato in nessun ufficio comunale, provinciale, notarile, prefettizio. Risulta che, insomma, voi siete stati sposati. Nonostante siano state fatte ricerche accuratissime su tutto il territorio nazionale. Vede, io sarei anche disposto a crederle. Ma lei dovrebbe esibire un documento, una prova. Il certificato di matrimonio, per esempio, sarebbe la prova che lei dice la verità e che perciò non è né una truffatrice né una squilibrata. Ma i documenti sono stati distrutti, rubati. Avete fatto sparire anche i registri parrocchiali. E poi perché dovrei darlo a lei? Il certificato di matrimonio. Ammesso che ce l'abbia. Ma lei ce l'ha questo documento? Ce l'ha o non ce l'ha? Ce l'ho. Ma non glielo do. Ho fatto anche la rima. Signora, riconosca di aver mentito. Di non essere la moglie di Mussolini, di averlo fatto per disperazione, perché si sentiva abbandonata o per un nobile principio, per proteggere il suo bambino. Si ammetterà di aver mentito, eviterà l'interdizione. Ha capito? Lei deve semplicemente ammettere di aver mentito e di essersi inventata questo matrimonio. Il problema del riconoscimento del figlio è tutta un'altra questione. Io procederei per gradi. Ma poi... potrò uscire. Ogni cosa a suo tempo. Cioè, non potrò uscire. Non subito. No. No. Questo interrogatorio... è una farsa.
È già stato deciso tutto. E allora? Tanto vale. Buon Natale, Benito dal Sera. Vieni fuori subito.
Come mi chiamo? Come mi chiamo? Benito ti chiamo. E dopo? Ho detto basta, vieni fuori di lì. Adesso io mi chiamo Benito Mussolini. Io mi chiamo Benito Mussolini. Via, via. Okay. Il mio fischio d'Arturo, il mio è dal cervello. Cinque dei decrep, di pioggia, non sei altro. Sto bene. Me la vuoi piantare? Mi devo allenare. Ma che puoi dormire? Ma cosa succede? Cosa succede? La folla si scuote, come se di colpo fosse attraversata da un brivido. Illuminata da una luce invisibile, si muove tutta insieme. Ondeggia! Le campane incominciano a suonare. Le sentite? Sono le 12:10 dell'11 febbraio 1929. La firma è avvenuta! Viva il Papa! Viva il Papa! Viva il Papa! Viva il Papa! Viva il Chiediamo a Sua Eccellenza, Giovanni Gentile, ministro della pubblica istruzione. Grazie, non posso. Prendine uno. Madre mia, io ti rivedrei mio figlio, sono disperata. Ma di che ti lamenti, dal serio? Hai avuto un figlio da un uomo che tutte le donne vorrebbero come marito. O come amante. Accontentati. Tu hai dei bei ricordi. Generale, in nome di Cristo misericordioso, delle sue sofferenze, della Vergine addolorata, mi faccia rivedere mio figlio. Anche per poco, sono 3 anni che non lo vedo. In nome di Dio, della veste che porta, lei non può permettere che si compia sotto i suoi occhi un simile peccato. Mi faccia per le mie lettere. Figliola, ti capisco, bisognerebbe non aver cuore per non capire. Pensa però alle sofferenze della Madonna ai piedi della croce sul Calvario. Offri a Dio le tue sofferenze come fece Santa Caterina e pensa a quello che disse la Madonna a Bernadetta a Lourdes. Non ti prometto di farti felice in questa vita, ma nell'altra. La più brutta, la più brutta. Dai, su, cine qua, guarda quella bella lì, dai, dai, su, dai. Guarda che se prendo, se prendo te. Mi dai una mano? Privilegio di ospitare nel vostro mare le forze navali dell'Italia fascista. Noi fummo
grandi quando dominammo il mare. Roma non poteva arrivare l'impero prima di aver schiacciato la potenza marittima di Cartagine. Perché il Mediterraneo, che non è un oceano, non sia il carcere che umilia il nostro vigore di vita, la grande campana suonerà martello e certo che tutto il popolo italiano sarà pronto a compiere i sacrifici necessari. E ricordatevi, o camicie nere, che se questo sarà, io sarò alla vostra testa! Dai, Benito, facci il duce! Dai! Benito, dai, su! Dai, Dux, dai, parla al tuo popolo! Duce, 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 voi avete l'onore e il privilegio di ospitare nel vostro mare le forze navali dell'Italia fascista. Questo privilegio mi impone dei particolari doveri. Roma non poté arrivare al suo impero prima di avere schiacciato la potenza marittima di Cartagine! E quando sarà che la grande campana suonerà da martello, è certo che tutto il popolo italiano risponderà all'affronto! E se questo sarà, io sarò alla vostra testa! Grande. Ma è tanto tempo che volevo dirle una cosa. Dica. Se lo sapesse la suora. No, non vada la suora, sta cercando certe carte. Ebbene, non mi giudichi male. Per l'amor del cielo. Ma vedendolo tanto spesso qui, specialmente in questi ultimi giorni. Ebbene? Sono Benito Mussolini. Ecco, vedi, adesso non so più come dirlo. Ma perché? Non so, non mi riesce di trovare. Anche se adesso non mi chiamo più Mussolini, ma mi chiamo Bernardi. Con quegli occhi. Lo so. Più bei capelli che abbia mai visto. Odio giù. Lei adesso parlando dei miei capelli, mi incoraggia a dirle. Potete consegnare questa lettera a mia madre? Lei, distruggi. Se ritingo gli
vedi. Entra. Vai. Devo darti una cosa. Cosa? Nascondila. Vai, non farti vedere. Carissima mamma, non puoi immaginarti la gioia quando ho incontrato lo zio Riccardo. Voglio rassicurarti che sto bene e spero fra non lungo di poterti rivedere e abbracciare con un lungo amplesso che da lungo sogno la tua immagine. Ho pregato a lungo la Madonnina che alla fine ha concesso la grazia. T'abbraccio con un forte bacio, il tuo amato figlio Benitino. Thank you.
Dov'è Benito? Lo chiederemo al questore. È a Trento. Dov'è mio figlio? Vostro figlio alla Svezia, alla scuola Marconisti. È marinaio. Ho telefonato perché possa ritornare in tempo. Perché ride? La prego, mi rimandi a San Clemente, non a Vergine, non ricordo più mai. Signora, sul crocifisso sui miei figli, io le giuro. Non la faccio tanto ridere. Gente? Quanti sono? Tutto il paese. Non accompagnatemi, vado sola. Calma, piano, per favore, signori, piano, calma, calma. Signora, polizia, calma. Per favore. Abbiate pazienza. Andiamo! Nationalsozialisten und Faschisten wollen den Frieden. Und wollen reden. Und wenn man einen Freund hat, mit ihm zusammen die dann den Demarsieren. Ihrer Magie! Thank you.
vincere! E vinceremo! Thank you.